tutti questi libri del mio fotografo. Sì? Sì, l'assassino di Rosa Lycroft potremmo anche averlo. Ci sento, no? Se non voglio non ci Sì, sento. questi ce l'abbiamo. Quell'altro mi sa che devo coordinare. Allora, ciao a tutti. Intanto, adesso Paola arriva. Sto guardando qui sempre come si vede perché non è mai chiaro. Ok, bene. Allora. Boh, nessuna novità sui fronti, diciamo, restrizioni, nel senso che si parla di zona arancione, non so se sia stato ufficializzato qualcosa, ma anche se non lo sarà, la libreria è sempre aperta, come ormai sapete, quindi non spreco più tempo su questo argomento perché ormai sapete già come funziona e siamo aperti sempre con i soliti orari. Se non potete muovervi, non volete, semplicemente siete lontani, scriveteci o chiamateci e vi portiamo o spediamo i libri. Oggi ho preparato un pacco per una ragazza di Fano che mi ha chiamato per farsi spedire dei libri e quindi niente, è stata molto molto contenta di raggiungerla anche così a distanza. E allora, cominciamo, ovviamente i bambini via Paola che arriva fra poco, quindi andremo in ordine sparso come al solito. E vi volevo far vedere delle cose che sono arrivate in libreria e che sono, diciamo, di parte di collane o progetti di case editrici, di cui un po' vi abbiamo già parlato, un po' no. Comunque sono cose molto belle che trovate qui. Allora, prima di tutto, collaboriamo ormai da qualche mese, collaboriamo vuol dire semplicemente che abbiamo un rapporto diretto con alcune case editrici, non che ci siano altri arcani dietro, con una casa editrice che si chiama Alter Ego, che non è nata da tanto tempo, ha delle linee di narrativa, ve ne avevamo parlato quando abbiamo parlato di Emily Dickinson, perché loro hanno pubblicato un libro veramente molto bello che si chiama Le città di carta, breve. Molto poetico, appunto lei è una poetessa, sulla vita di cui sappiamo pochissimo e la poesia di Emily Dickinson, un romanzo biografico, lo chiamerei così, di un'autrice molto amata in Quebec che si chiama Dominique Fortier. E loro hanno appunto varie pubblicazioni narrativa belle, poi ne parleremo la prossima settimana, credo, perché hanno appena pubblicato un libro ambientato a Reggio Emilia. Molto interessante, ma hanno anche una collana di classici che per me è adorabile, ve la volevo far vedere in rappresentanza perché sono tanti titoli. Si chiama Gli Eletti, sono dei librini piccoli piccoli, costano 3,90 euro, quindi immaginate io quanti me ne sono già portati a casa e praticamente sono dei libri brevi di autori molto conosciuti. Ci sono sia dei libri, per esempio, dov'è? Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, che conosciamo tutti in versione integrale, oppure dei testi minori di autori molto importanti. Vedi Il rifugio di Grazia Deledda, per dirne uno, Racconti di donne sole di Ada Negri, una delle ultime uscite. Questo che vabbè vi segnalo perché è nella mia, non so se top 5, ma sicuramente top, no sì, anche top 5, di libri preferiti della vita, è un racconto dai Dubliners di James Joyce, l'ultimo racconto si chiama molto allegramente I Morti, ma è una delle cose più belle scritte nel Novecento letterario, credo. E loro lo pubblicano diciamo singolo, quindi per me questo tipo regalo a tutti a tappeto, o cose molto più curiose tipo I racconti della prima fantascienza di H.G. Wells. Ce ne sono tantissimi, c'è anche Alice nel Paese delle Meraviglie, sono tanti, sono un bellissimo regalo da fare a 3,90 euro, si fa una bella figura. Fra l'altro, hanno iniziato una collana che si chiama Gli Eletti XL per eletti un pochino più corposi, perché chiaramente
questa piccola piccola si presta dei libri brevi e io sono innamoratissima, ne leggevo dei pezzi a Paola prima, di questo libro che hanno pubblicato, che è una corrispondenza di lettere. Vi ho parlato di quella tra Virginia Woolf e Lytton Strachey, che avevo adorato, ho letto 2 settimane fa. Questa è un'altra corrispondenza abbastanza simile, ma più bella, poi scritta in italiano con delle formule. Pensare che questi due avevano 25 anni quando si scrivevano, proprio con un'ampollosità e una ricchezza, un'eleganza bellissima. E sto parlando delle lettere d'amore, non vi immaginate le lettere erotiche, però, come dire, traspare, mettiamola così, tra il poeta Guido Gozzano e la poetessa scrittrice Amalia Guglielminetti, che loro si scrivono nel 1907 più o meno, loro sono degli anni 80 dell'Ottocento, e si scambiano queste lettere sia sulle loro opere letterarie che su il sentimento e la bellezza di scrivere proprio quella persona lì, stupende. Veramente documenti di un'altra epoca, non so, le lettere hanno questo potere veramente di trasportarti in quel momento storico proprio preciso, in quei posti. Poi Gozzano è morto giovanissimo e non stava mai bene. Come che dice con quello che ti ho letto prima? Inizia ad avere sintomi lievi di un male grave. Dice, lo rido, però poveretto, era proprio come Lytton Strachey. Molte delle lettere sono su quanto lui non stia bene, e quindi fa queste villeggiature al mare, in montagna. E quindi sono queste lettere mandate da questi paesini fantastici in cui lui sta, per stare meglio, chiaramente fuori da Torino, che era la città già con lo smog all'inizio del Novecento, no? Stupendi. Comunque, niente, volevo segnalarvi questa collana di Alter Ego perché a noi piace molto e Molto a carino. volte ci chiedete, o ci chiediamo anche noi, dove recuperare i classici, oppure se uno ha già letto i classici classici, diciamo, ma vorrebbe approfondire un autore o un momento o una zona geografica, qui c'è, insomma, pane per i vostri denti. Insomma, Marghi, in fondo sei una Io sono una grande gran romantica. romantica, sì, io sono una gran romantica. Mente dell'amore di Gozzano, proprio, Beh, giuro, ragazzi, me le leggeva oggi. ma Gozzano è quello che fa la rima Nietzsche camice, cioè Gozzano era un poeta geniale, uno dei crepuscolari, forse quello più bravo, quello della signorina Felicita, quello lì, e con un'ironia e di una malinconia indescrivibile. Lo stiamo iniziando a riscoprire adesso perché a quell'epoca fu totalmente offuscato da D'Annunzio da un lato e i futuristi dall'altro, perché insomma loro dettavano leggi ognuno per sé, e la voce di Gozzano, come quella di Corazzini per esempio, si è un po' persa. Adesso li stiamo ripubblicando perché ne capiamo il valore. Gozzano già da un po', Corazzini è appena uscita la sua raccolta di poesie per quei santi di Interno Poesia, e finalmente riscopriamo queste voci non così semplici, ma comunque bellissime e secondo me molto più di valore di quelli che all'epoca avevano tutta l'attenzione, che per l'amor di Dio sono dei grandi della letteratura, però ecco, forse un po' Un po' troppo. troppo. Vado. Allora, Margherita, io stasera mi dedico ai giovani, perché questa settimana purtroppo non sono riuscita a leggere molto. Ho ascoltato degli audiolibri, però lavoro principalmente sui ragazzi. Lascio la narrativa a Margherita, che tanto ne ha sempre un sacco di cui parlare. Allora, tre albi illustrati nuovi. Allora, due per Gallucci. Molto carini e anche molto divertenti. Io questo qui l'ho letto perché mi sono innamorata della copertina, perché Con ci i gatti. sono questi tre gattini deliziosi. Il libro appunto si chiama I tre gatti. Sono di Amina Hachimi Alaoui e disegni di Maya Fidawi. Sono autrice e illustratrici libanesi. Quindi così, un punto di vista diverso. Infatti, andando a vedere la storia, si vede che è ambientato in un paese del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo.
molto carini. Guardate anche dentro, ci sono queste deliziose immagini di gatti. La storia è molto semplice: siamo in una famiglia, ci sono questi tre gattini, ognuno con le proprie caratteristiche, uno un trovatello, uno di razza, invece un tigratino. Vivono felici, accuditi dalla famiglia, quando a un certo punto la donna di questa famiglia comincia ad avere una pancia che cresce. Loro non capiscono, a un certo punto la donna scompare e torna con una cesta. Loro sono molto preoccupati di vedersi trascurati da questo nuovo arrivo, che non riescono bene a capire, ma poi insomma ci sarà amore per tutti e vissero tutti felici e contenti. È una storia molto semplice, molto molto carina, perché ci sono veramente delle immagini deliziose. Adesso magari ve ne trovo una, giusto da farvela vedere, perché sono veramente, ecco, questa qui mi ha fatto morire da ridere, perché sono i tre gatti che cercano di capire cosa c'è dentro la porta e sono tutti curiosini curiosini, molto molto graziosa, soprattutto per chi ama ed è abituata ai gatti. Ancora più divertente, sempre per gallucci, invece, è La vita segreta delle puzzette di Malin Klingenberg, con i disegni di Sanna Mander. E qui abbiamo proprio una storia tutta in rima, molto molto divertente, con anche, devo dire, dei termini abbastanza ricchi e inconsueti, quindi per un album per bambini. Però veramente carine le rime, e qua ci sono tutte le situazioni in cui le puzzette sono presenti. Quindi abbiamo uno scalatore che gli scappa mentre è sotto sforzo, un atleta, abbiamo veramente tante situazioni, da quelle più puzzolenti a quelle meno puzzolenti, anche quelle un po' aristocratiche, soprattutto quelle che scappano in ascensore. Insomma, assolutamente da divertirsi, perché, come dice il retro del libro, dice: sì, le puzzette sono maleodoranti, un po' disgustose, però esilaranti. Se una trombetta non porta allegria, bye bye umorismo, che malinconia. Quindi, per ridere in compagnia. Ultimo albo illustrato, novità di Logos Edizioni, che ha sempre una narrativa per ragazzi molto ricercata. Questo è l'ultimo albo di Roger Olmos, illustratore magnifico, a volte un po' inquietante per i ragazzi. Questo no, in realtà, invece non è uno dei suoi album più inquietanti, infatti anche i colori sono molto più tenui e meno tetri del solito, ed è la storia di un'amicizia tra un senza tetto, una persona che dorme per strada, che è dentro questo specie di scafandro, questo piumino giallo, e suo cane. La storia narra appunto della condivisione della strada, la condivisione di un letto di fortuna, del farsi caldo l'uno con l'altro. Sono amici per la pelle, e la cosa molto carina è che alla fine si scopre che la voce narrante è quella del cane, non quella dell'uomo. Comunque molto molto bello, Amici per la pelle di Roger Olmos per Logos. Finisco la parte, diciamo, bambini. Poi dopo magari faccio una ripresa sugli Young Adult, con una nuova uscita per Feltrinelli, di due grandissimi. Lui è Michael Rosen, autore, famoso autore di A caccia dell'orso, sempre iper divertente. Le illustrazioni sono di quelli di Tony Ross, che anche lì illustra Quentin Blake, ha illustrato Roald Dahl, illustratore magnifico. Questa è una storia adatta a bambini sui 6-7 anni, o anche 5 se lo si leggono, insomma, se glielo legge un genitore, però ha le caratteristiche dell'alta leggibilità, quindi molto adatto a primi lettori o a bambini con difficoltà di lettoscrittura. Qui abbiamo la storia di Elvira, la protagonista, che desidera moltissimo un cucciolo, e la mamma però le regala un pesce rosso. E lei però, siccome vuole un cucciolo, addestrerà il pesce rosso a fare tutto quello che normalmente fa un cane, e quindi cerca di addestrarlo, recuperare oggetti, saltare, stare seduto come un vero cagnolino, e quando prova anche a insegnargli a contare, il pesce risponde emettendo delle bolle di aria con il coniglio dietro. Quindi stasera puzzetta go go. Il libro si chiama Le prodigiose puzzette di pesce batuffolo, Feltrinelli, Michael Rosen, e con l'illustrazione di Tony Ross. Vabbè, vado comunque random, cioè ho fatto una pila e c'è un ordine proprio
di grande studio, no, a caso. E in realtà avevo un altro libro di alter ego, lo presento adesso, tanto vale lo stesso. Loro hanno appena lanciato una collana molto carina di saggistica che si chiama Popcorn, di saggistica pop. Questo l'ho preso perché abbiamo molti fan dei Peanuts che passano qui in libreria. Tra l'altro leggevo l'autrice che si chiama Elena Massi, lavora all'Università di Bologna ed è specializzata in letteratura per l'infanzia, in particolare nella fiaba, cioè nell'immaginario della fiaba, e fa parte di Hamlin, della redazione di Hamlin. Il libro si chiama Era una notte buia tempestosa e come se no, Società, valori e cultura nei Peanuts. È un saggio molto carino su, appunto, partendo dalla figura della notte, che è ricorrente come espediente nei Peanuts, analizza un po', fa una mappa culturale di tutti i riferimenti, dei maggiori riferimenti tra cinema, letteratura e arte che si trovano nelle vignette dei Peanuts, che già sono tantissimi. E poi soprattutto racconta un po', li mette un po' nel contesto di quelli che venivano chiamati appunto figli della guerra, no? Cioè nati negli anni 40-50, che era la generazione del progresso, ma anche la generazione, lo dice nella quarta di copertina, che Stephen King chiamava quella dove si seminava l'orrore, cioè quella appunto più facilmente suggestionabile. E quindi mette un po' tutto questo universo che sembra così, non superficiale in modo brutto, però sì, così frivolo, così accessibile, in una prospettiva culturale, politica, molto più ampia. E come sappiamo, il successo dei Peanuts è dato dal fatto che appunto ci sembrano così leggeri e ironici, in realtà dietro di filosofia e riferimenti di cultura molto più radicati ce ne sono tantissimi. Quindi o se siete appassionati o se avete voglia di vedere appunto come si crea un mito, perché questo sono, questo è quello che Schulz ha fatto, questo è un titolo secondo me molto molto curioso. Poi, un nuovo libro di Keller, che non possiamo mai trascurare. Mai trascurare Keller, assolutamente. Il club Tagesbücher, più o meno si dirà così in tedesco, e non l'ho ancora letto, è arrivato oggi. È un thriller d'esordio di questo enfant prodige un po' della letteratura e del giornalismo tedesco. Lui di lavoro fa il corrispondente estero per Der Spiegel, ha vinto anche vari premi per il giornalismo, poi scrive. Tra l'altro leggevo che questo è il suo primo romanzo, che ha vinto anche lì 714 premi in Germania. No, è stato nominato a un premio importante e poi è stato messo nella cinquina dei libri preferiti dei librai tedeschi. Non capisco perché noi siamo gli unici che non facciamo questa cosa. Questa cosa dei librai, anche è vero. In Francia la fanno, è molto, molto rilievo. Vabbè. E, il suo secondo libro è Stella, pubblicato da Feltrinelli, che quando l'ho letto mi è venuto in mente che l'abbiamo anche avuto. Sai che proprio in questo momento non lo ricordo. Ma non l'abbiamo letto, secondo me c'entra qualcosa con Auschwitz, con la memoria. Ah, forse ho capito qual però è. Però non mi ricordo. Vabbè, comunque, questo è il suo primo libro, inizia in Bassa Sassonia, già come si fa a non leggere un libro che inizia con... Scusate, è bellissimo. Nel sud della Bassa Sassonia c'è un bosco, il Deister, cioè già lì non volete sapere cosa succede, dove c'è questa ragazza, Hans Stichler, un ragazzo povero che vive in un orfanotrofio perché è orfano, ovviamente, con i gesuiti, e la sua scuola di vita è la box. A un certo punto, quindi lui fa questa vita appunto segnata dalla sua condizione e dalla sua classe sociale, purtroppo, finché non ha l'opportunità di andare a Cambridge, dove insegna la zia e che insegna storia dell'arte. Lì si trova nell'elite, chiaramente, dei club dell'alta borghesia inglese, e quando succede un... fondamentalmente muore qualcuno,
la zia lo ingaggia per aiutarla a capire che cosa è successo e lui si ritrova a decidere da che parte stare, se rimanere, diciamo, alleato di queste liti e quindi coprire il misfatto oppure stare dalla parte della giustizia. Molto accattivante, come sempre, chiaramente è un libro sul potere e sulle differenze che questo crea, anche e soprattutto a livello morale, e si chiama appunto il club, Das Club in tedesco, Das se Club. volevo, credo si chiama club, non lo so cos'è, in francese c'è club. E quindi sì, oddio club, non lo so, però sì, Der Club, quindi Der Club. non è neutro, è maschile. Vado Sì, vai. avanti. Ok, velocissime, le novità di People. People è una bella casa editrice con cui collaboriamo, che pubblica praticamente solo saggistica, qualche romanzo legato all'attualità, ma pochissime. Pochissimo. Sono arrivate le novità sempre oggi, quindi ve le faccio vedere sulla scia del farvi vedere i nuovi arrivi. Sono sempre libri molto molto legati proprio a che cosa sta succedendo nel mondo ora. E quindi hanno la pretesa di essere veramente sul pezzo, come si dice. Francesco Foti e Jacinda Arden, una leader della Porta Accanto, quindi su questo personaggio politico di cui si parla tantissimo, questa leader neozelandese Ah, sì. così particolare, che ha anche avuto un ruolo molto importante in come ha Gestione gestito della pandemia. la pandemia, ma non solo, insomma, una ragazza giovane e così via. Quindi proprio racconta la sua, un po' la sua figura e la sua politica, il perché è lì e come sta governando. Fanno vari di questi libretti sottili dedicati a delle personalità. C'è stato quello su Bernie Sanders, c'è stato quello su Alexandria Ocasio-Cortez, ma è un tipo di pubblicazione che funziona molto bene. Giovanni Mari, questo molto interessante, Genova 20 anni dopo. Il G8 del 2001, storia di un fallimento. E lui è un giornalista genovese e 20 anni dopo proprio analizza il fallimento su tutti i fronti, anche a livello di perdite di vite umane, di violazione dei diritti, ma anche di come è stato comunicato tutto del G8 di Genova, e lo dice proprio, si permette di dare dei giudizi di valore. Quindi io ricordo vagamente quel avvenimento, ero piccola, però chi ha anche solo qualche anno in più di me è una delle cose, le prime cose che ricorda, anche se è vero adolescente, Esatto, secondo quindi. me è proprio un trauma della democrazia che insomma, chi ha un po' chi ha seguito un po' è veramente stato una roba drammatica, veramente Quindi drammatica. secondo me è molto interessante sia per le generazioni che come me ne sono stati solo sfiorati, ma anche soprattutto forse per chi l'ha vissuto davvero con cognizione di causa. E questo che, vabbè, questo giudizio di valore mio è quello che mi incuriosisce di più ed è anche quello con la mole un po' più grossa, Modello Putin, Viaggio in un paese che faremmo bene a conoscere, di Mattia Bernardo, si chiama lui, Bagnoli. Lui è un giornalista che vive a Mosca, dal 2015 è il capo della redazione ANSA di Mosca. Tra l'altro ha scritto vari noir ambientati a Bologna, quindi suppongo che lui è Bello. nato a Milano, ma evidentemente avrebbe studiato qua, Ah, storia. ok. E è un libro bello corposo, che, come dice l'autore, tante cose. Cioè, è un viaggio, è un racconto politico, è il racconto del suo stare lì. È il racconto di una politica che è quella di Putin, di un personaggio, di uno stato che adesso è uno stato, prima era un'altra cosa, qui era mezza Europa praticamente, quindi insomma negli ultimi 30 anni è cambiato tanto per forse cambiare poco ed è appunto un racconto di come questo modello Putin sta non solo cambiando la Russia, ma cambiando Ah, l'Europa sì. e il mondo. E lo fa per capitoli, lo fa in Bagnoli analizzando varie cose più o meno specifiche, luoghi, persone, ovviamente c'è, si parla del caso Navalny e quindi secondo me è molto interessante perché almeno io cerco di tenermi informata su questa cosa, cioè sugli equilibri,
la politica di Putin, ma è anche forse da fuori molto, molto, molto difficile penetrare le Certo. notizie. E quindi secondo me è una novità particolarmente interessante. Vai, vai, te, dopo finisco. Ok, facciamo riposare un po' la voce di Margherita. Vi parlo invece di due romanzi young adult. Mi è tornata in questi giorni un po' di passione per la letteratura per ragazzi perché ho ascoltato in audiolibro uno dei libri di Mario Morali, di cui abbiamo parlato tante volte, che ritengo una delle, forse la più grande, o comunque nelle prime cinque sicuramente, scrittrice per ragazzi. Sono rimasta molto colpita da questo libro che è uscito 2 anni fa, ne parlammo anche brevemente, che si chiama, è il primo di una serie di Sauveur e figlio, che è è la storia di questo psicologo, infatti sono ambientata in Francia, come l'autrice, è uno psicologo di colore, di origine caraibica, e di suo figlio, vivono insieme, la madre purtroppo è morta, e sono molto divertenti, ma sono rimasta veramente, veramente colpita da come Morale affronta temi importantissimi del mondo degli adolescenti, problemi veramente grossi, con una leggerezza e con una accessibilità per i ragazzi incredibile, cosa che, come abbiamo detto tante volte, purtroppo noi in Italia non abbiamo il coraggio di affrontare, però, insomma, in questo libro, con veramente un tono leggero e accessibile, parla di nel più leggero dei casi di separazione dei genitori, ma anche di anoressia, di scarnificazione, di dipendenza dalla tecnologia, insomma, ci sono veramente un po' tutte le problematiche dell'adolescenza, molto molto interessante. E così mi è venuta voglia di guardare ancora questi libri. Casualmente sono 2 libri editi entrambi da Rizzoli, dobbiamo riscoprire un po' la narrativa young adult di Rizzoli perché fa delle bellissime cose. E uno è un autore piuttosto conosciuto tra i ragazzi, si chiama Jason Reynolds, il libro è Tornando a casa, uscito martedì, e lui è l'autore di Run e Ghost, che sono stati 2 libri molto apprezzati dai ragazzi, in una fascia d'età diciamo 12-15. Perché racconta le problematiche dei ragazzi, però sempre legate allo sport, e quindi riesce a catturare l'attenzione soprattutto anche dei maschietti, che non è una cosa semplice in quella fascia d'età. Qui siamo in una formula abbastanza particolare, perché è la storia di 10 ragazzi che suonano la campanella a scuola, escono da scuola, loro fanno la prima media. E tornano a casa e raccontano questi 10 ragazzi nella loro complessità e nelle loro differenze. E quindi abbiamo Jasmine e il suo amico TJ che discutono di caccole, le teste rasate che rubano degli spiccioli, uno che freccia sullo skate, Simone che festeggia un compleanno, insomma, un altro che ha paura dei cani, e quindi è proprio un momento della vita di questi ragazzi, e attraverso questo momento racconta quello che sono i ragazzi di oggi, tornando a casa da scuola. Una formula molto particolare, però vi assicuro, lui è proprio, proprio tanto tanto bravo, quindi può essere una bella lettura per i vostri ragazzi, ma anche per gli adulti, perché non dimentichiamo che davvero ci sono dei libri di qualità per ragazzi che sono validissimi, validissimi anche per gli Anche adulti. per capire un po' meglio i ragazzi, Esatto. in generale. Cioè, non perché sono letture bellissime, punto, e due perché aiutano un pochino a entrare nel mondo dei ragazzi. Quindi quando i genitori ci dicono non capiamo, è un modo Sì. per avvicinarsi, sicuramente potrebbe essere quello di leggere questi autori molto bravi che i ragazzi li hanno studiati bene. Assolutamente. Tra l'altro, capita sempre più spesso che ci dicano poi genitori che magari hanno comprato i libri per i loro figli, che li hanno letti anche loro e gli siano piaciuti da morire. Mi è capitato questa mattina, per cui insomma è anche una cosa molto bella. Per una fascia d'età un pochino più avanti, direi sui dai 14, questo libro di Christian Hill, non conosco l'autore, il libro è Io sono Jay. Ed è, secondo me, un libro per adolescenti molto 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 interessante, perché dentro c'è molta tecnologia, mistero, e tutti quelli che sono invece i valori, o comunque le dinamiche relazionali dei ragazzi.
Qui infatti parliamo di una si chiama Ordalia ed è un gioco online. Questi ragazzi, ci sono la storia di questi quattro ragazzi che si ritrovano durante l'estate, durante le vacanze estive in una località e si passano il tempo giocando a questo gioco virtuale abbastanza misterioso, dove ci sono delle cose da scoprire. E intanto ci sono poi anche le relazioni ovviamente personali, non virtuali, tra di loro. E a un certo punto in questo gioco, sapete che i giochi ormai si fanno online e quindi magari si giochi con uno che è dall'altra parte del pianeta, irrompe in questo gioco questo Jay, che è un personaggio abbastanza misterioso, che dice che un famoso giocatore, un famoso gamer di YouTube è stato ammazzato e chiede un aiuto per cercare di scoprire cosa sia successo. La faccenda si complica e diventa più intricata, la realtà si mescola col virtuale e i rapporti tra i ragazzi verranno anche un po' minati e poi ci sono le storie di amicizia e di amore collegate a questo, quindi direi assolutamente contemporaneo. Molto molto, ecco, questo davvero sarebbe un libro per cercare di capire il mondo dei ragazzi che adesso sono sempre dentro i videogames. Il libro è appena uscito, quindi ve lo consiglio, Christian Hill, Io sono Jay, ma ci andremo più a fondo anche noi. Allora, finisco. Ho letto, sono già scambiata tanti messaggi d'amore con Selena di School, ne ho parlato su Breghezzi, quindi andate a vedere su Instagram lì, così non mi ripeto due volte, anche perché qui parliamo di tanti libri, lì invece io e Deborah facciamo dei focus un pochino più mirati, quindi abbiamo anche un po' più di spazio. E, Capannone numero 8, edito da Sur, nella collana Big, che è quella che raccoglie i libri, diciamo in inglese, cioè americani e del Regno Unito, scritto da questa autrice, questo credo sia il suo secondo libro, Deb Olin Humphreth, è americana. Allora, è un libro veramente assurdo. Io quando lo dico, lo dico sempre nel migliore modo possibile. Selena, che è quella che si occupa del commerciale, quindi di promuovere i libri suoi, mi aveva detto, guarda, è veramente assurdo. E io l'ho letto ed è ancora più strano di quello che lei mi ha detto, ma è super godibile, veramente per me divertente. Sta in piedi benissimo e io dalla pagina 3 mi sono iniziata a chiedere come faceva a leggere 350 pagine, ma giuro che funziona inspiegabilmente, ma questi sono i libri migliori ed è veramente veramente rocambolesco e soprattutto fa molto riflettere su alcuni temi senza che tu te ne accorga, perché intanto stai pensando a che cavolo sta leggendo e in realtà la trama è semplicissima. Ci sono c'è una banda di squinternati che fondamentalmente si compone di due ispettrici degli allevamenti di galline dell'Iowa. Dovete sapere, lo scoprirete se leggete questo libro, che l'Iowa è il maggior produttore di uova degli Stati Uniti, con 16-17 miliardi di uova prodotte all'anno e quasi 60 milioni di galline ogni anno che, insomma, in questi allevamenti, no? E chiaramente, come sappiamo, gli allevamenti intensivi portano con loro una serie di problemi etici enormi. Quindi ci sono due ragazze che fanno le ispettrici in questi allevamenti, quindi che in teoria stanno dalla parte dell'industria, che per tutta una serie di questioni, di così rapporti causa-effetto, iniziano a liberare un po' di galline ogni tanto, che a un certo punto partoriscono l'idea di volerne liberare 900.000 in un colpo, e quindi si mettono in contatto con due ex animalisti, ex nel senso che non è che non sono più animalisti, non sono più a capo del movimento, sono diciamo in pensione, e insieme ad altre centinaia di collaboratori progettano questo colpo folle che da subito appare come una cosa impossibile, perché 900.000 galline sono tantissime. E quindi anche solo il pensiero come fisicamente le trasportiamo, ci vogliono 64 camion. Ok, dove troviamo 64 camion per animali? E soprattutto poi dove le portiamo? Esatto. Vabbè, insomma, tutta una serie di questioni. Quindi la trama è questa. Poi ci sono mille sottotrame e personaggi secondari che anche lì
arricchiscono la storia e non sono mai posticci. Cioè, questo secondo me è la cosa più clamorosa, cioè che lei riesca a metterceli dentro, tratteggiarli in 2 pagine e ti sembra che siano sempre stati lì, anche se in realtà magari appaiono a 50 pagine dalla fine. E soprattutto dentro a questo colpo della vita per loro ci sono tantissime riflessioni sia sulla vita personale, poi di loro che non vi sto a raccontare perché è lunga, ma soprattutto su appunto la sostenibilità o l'insostenibilità del nostro sistema alimentare, le condizioni degli animali in questi allevamenti, la simbologia che sta dietro il liberare tutti questi uccelli, che tra l'altro uccelli, cioè, sono, ma non sono perché le galline non volano, per esempio, o volano molto poco. E il rapporto, si parla molto di questo, del rapporto degli uccelli con i dinosauri. Quindi, che sono chiaramente i primi, no? Adesso stiamo studiando che sono, esatto, nella catena evolutiva sono i diretti discendenti. E quindi questa eternità quasi della specie gallina. E poi si parla molto anche del mondo dell'attivismo, che non è tutto luci, anche ombre, degli allevamenti. Insomma, ci sono tantissime cose dentro. Si ride molto perché sì, sono folli. E per me è davvero carino, cioè, spero di spacciarla a tutti perché sono quei libri che, come dicevo anche prima su Sbrodeghezzi, fanno ridere ma anche riflettere e come noi sappiamo bene ce ne sono pochi, 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 così Eh sì, intelligenti. è americana lei? Lei è americana, Ah, ok. sì, americana. Poi, velocemente, queste sono le letture di Deborah, a cui noi vogliamo molto bene per leggere tanto e segnalarci poi le cose belle che legge. E è uscito anche questo, in questa settimana, La casa vivente di Andrea Staide, riparare gli spazi, imparare a costruire. E, lui è un antropologo culturale. E è un saggio divulgativo come la gran parte della produzione della casa editrice Ad e pa ci parla dell'abitare, che è un argomento di cui nell'ultimo anno abbiamo sentito parlare molto Sì. e in modo diverso dal solito, e parte da case molto lontane, come possono essere le palafitte o le case nella foresta, per arrivare al abitare poi i nostri luoghi, quindi in questo momento storico particolarmente interessante. E poi l'altra cosa, controllo se mi ci continuate a vedere perché se no noi stiamo parlando per noi, ma editeremmo, come dire. Ok, ci siamo sempre, Ci siamo sempre. direi, ma anche se vedo Putin, no, spero che Putin sia già finito. E no, a parte quello, romanzo che sta già funzionando molto bene, ma è bello e quindi funzionerà sempre di più. Questo diventerà, non dico la nuova Erminuta, ma su quella scia. Nicoletta Verna, Il valore affettivo, edito da Einaudi, Stile Libero, è un romanzo d'esordio. Questa autrice ha avuto la menzione speciale del premio Calvino l'anno scorso, premio che va a valorizzare, diciamo, gli esordienti Esordienti, e sì, quindi i sono tutti romanzi manoscritti di non esordienti. pubblicati, Esatto. su cui poi le case editrici si lanciano come dei condor, giustamente. Quindi questo è molto ben scritto in realtà perché ha avuto una menzione proprio per questo. È una storia familiare, è la storia di 2 sorelle, una delle quali Bianca e Stella. Stella muore da ragazzina in circostanze non, cioè, chiare, nel senso che si capisce come muore, ma sembra un incidente, ma ci sono dei punti oscuri. Comunque Bianca, la più piccola, rimane traumatizzata da questo fatto, anche perché lei pensa che in modo indiretto sia colpa sua e quindi vive con questa colpa. Che poi la influenzerà per tutta la vita in una serie di decisioni molto forti, anche proprio nell'uomo da sposare. Non vi dico niente perché poi è interessante svelare il meccanismo, se o meno diventare madre e così via. Vi leggo solo le prime 2 righe che sono già fortissime. Anche il fatto che ogni tanto mia madre cerca di uccidersi è diventato un'abitudine, come più o meno tutto il resto.
quindi è un libro molto forte, davvero ben scritto. Se vi piacciono le storie familiari, libri tipo Dal Minuta, Borgo Sud, questo genere, è assolutamente da leggere. Non è una storia allegra, ma è molto molto accessibile e soprattutto appunto va a lavorare su i detti, non detti, le predestinazioni che a volte ci creiamo noi, i sensi di colpa, tutti argomenti veramente molto interessanti da trattare a livello letterario, ed è soprattutto ben scritto. Finiamo? Chiuderei con questa piccola perla che si chiama Il colore dei fiori. Allora, avevamo detto che sono arrivate un sacco di belle novità dell'Ippocampo e che avremmo pian piano ve ne avremmo fatte vedere diverse. Questo è un piccolo libro, ma è veramente una piccola perla. Fa seguito ad un altro libro pubblicato sempre da loro che si chiamava Il colore dei fiori. Il colore dei fiori, leggo anche il sottotitolo perché anche questo si chiama Il colore dei fiori, quell'altro si chiamava solo così. Questa è Composizione e accordi cromatici. Che libro è? Allora, esiste a New York questo studio di composizione floreale che si chiama Putnam and Putnam, che sono diventati dei guru pazzeschi, sono su tutte le riviste più famose, hanno lavorato con tutti i marchi più importanti, da stilisti a profumieri a veramente marchi pazzeschi, ci sono un po' tutti. Tantissimi personaggi famosi si forniscono da loro. Loro hanno fatto della composizione floreale un'arte, una vera e propria arte. Nel primo raccontavano i fiori dal loro utilizzo, ma anche dalle loro caratteristiche principali. Qui parliamo di composizione. Il libro parte proprio sono una marea di 175 composizioni che partono dal bianco fino ad arrivare al nero, seguendo proprio la palette dei colori. C'è anche tutto un capitolo dedicato alla teoria dei colori e sono meravigliose, ci sono dei disegni. Adesso vi faccio vedere, sono veramente bellissimi da scoprire, da trarre spunto, adatti anche a chi dipinge. Abbiamo per esempio chi l'ha comprato che magari si diletta nel dipingere fiori, che quindi prende spunto da questa composizione, ma anche solo per capire la combinazione, come abbinare i colori. È veramente un libro meraviglioso, insomma, davvero ci sono delle cose stupende. È un piccolo libro quasi tascabile, però davvero una preziosità. Guardate che ci sono anche tutte le composizioni dei colori, tutte spiegate. Cioè l'armocromia applicata ai fiori. Fondamentalmente sì, davvero un lavoro incredibile, bellissimo, per chi è appassionato di colore dei fiori, Ippocampo, composizioni e accordi cromatici. Direi che chiudiamo in bellezza con certo. Questo. Vi salutiamo, anche perché io come al solito devo scappare. E noi siamo qua. E, oggi ho rifatto, dopo un po' di tempo che non lo facevamo, come vi dicevo, un pacco un po' sorpresa. Quindi ci ricordo anche a noi che è una cosa che ci diverte molto. Sì. E ci piace, pensiamo che sia un po' così il coronamento del rapporto librai, lettori, lettrici. Quindi se vi va, è una cosa che facciamo spesso e con molto piacere, di selezionarvi dei libri, ovviamente con tutte le vostre indicazioni anche su quello che avete già letto o meno, e poi di spedirli senza che voi sappiate che cosa c'è nel pacchetto, o di portarveli o di consegnarli a qualcuno con lo stesso meccanismo. Certo. E quindi se vi va, è un po' che non lo dicevo, ricordatevi che facciamo anche questa cosina qua, anzi con grande piacere. Sì, è veramente sempre molto molto stimolante per noi, quindi esatto. E poi è bellissimo avere i feedback, soprattutto se positivi. Fatevi sorprendere, era così. Esatto, e niente, ciao e buon weekend. Buon weekend, qui ciao anche ciao. Domani. Ciao. Fila Marche che...